tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Forte mareggiata mette in ulteriore difficoltà i bagnini di Sassonia nel tratto dove mancano le scogliere. Trovato senza vita nella cantina di casa, la tragedia si è consumata nella notte in via Roma a Fano. La Regione Marche compie 50 anni, il compleanno festeggiato in consiglio con gli ex presidenti e consiglieri. Il Movimento 5 Stelle smentisce l'alleanza col PD. Mai arrivate richieste formali dal centro-sinistra, dice la candidata alle regionali dei pentastellati Marta Ruggeri. La Camera di Commercio agli Stati Generali della provincia di Pesaro e Urbino, rilancio dell'economia supportando le imprese. Sconfigge il Covid e festeggia 105 anni, grande festa Famiglia Nova per Bruno Gambini, l'anziano più longevo della città di Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV. La stagione estiva è iniziata in ritardo a causa del coronavirus e continua a preoccupare gli operatori balneari. Nella notte una forte mareggiata si è abbattuta sulla costa, in particolare nel tratto di Sassonia a Fano, dove mancano le scogliere. Bagnini al lavoro per salvare lettini e passerelle. Il servizio di Simona Zonghetti. Abbiamo salvato tutto, però questa notte e questa mattina abbiamo dovuto correre per spostare i lettini, soprattutto quelli in riva al mare. Qua da Gabriele addirittura sono arrivati alla seconda fila, il mare sta crescendo ancora e crescerà ancora, arriverà in terza fila, quindi comunque i lettini siamo stati in grado di spostarli velocissimi perché sono andati a finire nell'acqua. Il danno più grave è la salsedine sicuramente, e adesso ci muniremo di pazienza e cominceremo a lavarli nelle giornate di domani, sperando insomma che questo vento e questa mareggiata finisca il prima possibile. Raffiche di vento fino a 43 km orari, mare in burrasca e soliti problemi in zona Sassonia. Il maltempo delle ultime ore ha fatto preoccupare gli operatori balneari del lungomare di Fano, che già dalle prime luci dell'alba hanno messo a sicuro ciò che potevano. Di certo la mancanza di scogliere, i cui lavori ripartiranno nel mese di settembre, continua a provocare non solo danni alla costa a causa dell'erosione, ma anche agli stabilimenti. Era previsto un po' di vento, però onestamente non una giornata come questa, una giornata che è cominciata da Greco, poi adesso a Bora, quindi ovviamente aspettavamo di vedere quali erano le conseguenze di una mareggiata così grossa, perché ancora non l'avevamo mai fatta da quando avevamo posizionato gli ombrelloni. Ovviamente noi abbiamo lasciato anche un discreto, se non abbondante, margine di riva del mare, ma purtroppo le scogliere hanno fatto il loro effetto non essendoci ancora, è così. Questo solo per ribadire, ovviamente quelle che hanno iniziato benvengano, questo spero sia un'intervista che serva per ribadire non tanto l'inizio dei lavori che sono avvenuti, quanto l'importanza di finire i lavori nei tempi più brevi possibili. Ovviamente ormai siamo in stagione iniziata, quindi è impossibile chiedere un miracolo, quindi bisogna solo sperare che le mareggiate non siano di una entità così potente, però per ribadire, ripeto, che le scogliere non oltre ottobre vengano finite, perché poi queste mareggiate durante l'inverno e sul finire dell'estate saranno anche peggio. I bagnini si appellano alla Regione Marche e al Comune di Fano. Entro l'anno, infatti, si dovrebbe terminare la barriera difensiva con gli ultimi due segmenti di scogliere che fanno parte del progetto iniziato con l'investimento di 3 milioni di euro messi a disposizione dal governo tramite la Regione. Purtroppo già abbiamo delle grosse difficoltà per quanto riguarda l'erosione che c'è stata e anche il discorso appunto del tempo, e oggi questa cosa si vede ancora di più, perché io ho già la spiaggia molto ridotta, tra l'altro dalla parte diciamo verso nord ho dovuto mettere una fila in meno e dalla parte verso sud ne ho una in più, però comunque sia oggi il mare è arrivato già verso la seconda fila, abbiamo dovuto tirar su i lettini e speriamo diciamo che si calmi.
è stata fatta la scogliera, però ancora una sola non basta, sicuramente bisogna completare il tutto anche per la parte rimanente a nord. E comunque sia, ci vuole del tempo prima che un attimino abbia effetto. Quindi speriamo che non ci siano ulteriori danni, perché ovviamente il Covid ci ha dato già una bella botta e quindi anche il tempo, insomma, facendo così ci aggrava ancora di più la situazione. Speriamo, ecco, che da qui in avanti, almeno questo mese e mezzo che rimane, possa essere, diciamo, un po' più tranquillo dal punto di vista del sole, diciamo, del mare, insomma, in modo che la gente che viene, quella che ha deciso finalmente di venire al mare, ne possa usufruire, insomma. Tragedia nella notte a Fano in via Roma, dove un albanese di 35 anni è stato trovato morto per overdose. È successo intorno alle 3:15, quando la moglie, non vedendolo rientrare in casa, si è diretta verso la cantina, che ha un accesso separato rispetto a quello dell'abitazione. Per aprire la porta è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno trovato la luce ancora accesa ed il corpo senza vita del 35enne. Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuto il nucleo operativo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fano. I militari hanno rinvenuto 2 siringhe e tracce di droga, che ora dovrà essere analizzata. Probabilmente si tratta di eroina, ma sarà l'autopsia a chiarire con esattezza le cause del decesso. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati alla droga, lascia moglie e un bambino piccolo. Un nuovo caso positivo al Covid-19 è stato registrato nella provincia di Pesaro e Urbino. Si tratta di un 35enne del comune di Pergola. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 790 tamponi. Sono in aumento i dimessi guariti, mentre diminuiscono i malati in isolamento domiciliare, che ad oggi sono 180. 5 invece sono le persone ricoverate negli ospedali delle Marche, ma nessun paziente si trova in terapia intensiva. E in occasione dei 50 anni della Regione Marche, l'Assemblea Legislativa si è riunita per celebrare l'anniversario con ex presidenti e consiglieri. Filippo Pucci. Sono trascorsi 50 anni dal 6 luglio del 1970, data dell'insediamento del primo Consiglio regionale delle Marche. Un mese prima, il 7 giugno, i marchigiani si recavano alle urne per eleggere i propri rappresentanti nell'assise regionale. Oggi, a mezzo secolo di distanza, nell'aula di Palazzo Raffaello, si è celebrata l'importante ricorrenza che sancisce la solidità dell'istituzione. È stata una cerimonia sobria, nel rispetto del difficile momento storico che si sta attraversando, ma con un chiaro messaggio di fiducia e di speranza. Abbiamo superato tanti momenti complicati, ricordavo in aula, dai terremoti alla pandemia, passando per la crisi economica. Ci siamo sempre saputi rialzare, abbiamo sempre saputo ripartire e oggi dobbiamo guardare avanti verso le sfide del futuro, che sono quelle della sostenibilità ambientale, quella della lotta alla disuguaglianza, ma anche la ricostruzione post-sisma e la ripartenza economica dal punto di vista economico dopo la pandemia. Credo che su questo dovremo lavorare nei prossimi anni, a partire dalla prossima legislatura, che è in fase d'avvio. Attraverso un documentario e una ricerca storica sono state ripercorse le tappe della crescita e dell'affermazione del tessuto economico e sociale della regione. Proiettato anche un videomessaggio di David Sassoli. L'Europa che uscirà da questa emergenza, ha detto il presidente del Parlamento europeo, non potrà essere la stessa e abbiamo promesso di volerla più forte, più capace e più resiliente. In questi momenti difficili, ha aggiunto Sassoli, le regioni, le città e i corpi intermedi hanno dimostrato di essere la spina dorsale di questa Unione. Nell'aula consiliare, abbellita da decorazioni floreali tricolori, erano presenti vari ex consiglieri ed ex presidenti di Consiglio e Giunta e gli unici 2 consiglieri ancora viventi della prima legislatura, Giuseppe Cerquetti e Giacomo Mombello. Le conclusioni della cerimonia sono state affidate all'attuale presidente delle Marche Luca Ceriscioli, che si è soffermato sulla storia degli ultimi 5 anni come strumento utile per interpretare al meglio le sfide del futuro. Una regione che festeggia i suoi 50 anni in un passaggio che la contrassegnano
come un ente che di fronte a sé ha certamente ancora oggi una grandissima missione, cresciuta in termini di compiti vicino ad una fase strategica. Meglio di così non si poteva fare, perché immagino che per qualunque soggetto il momento del compleanno è un momento di riflessione e i nostri 50 anni ci proiettano verso un futuro fatto di grandi impegni, grandi attività e un ruolo predominante nello scenario regionale. La Fano Grosseto è stata inserita tra le opere prioritarie previste dal decreto semplificazione e per la quale sarà nominato un commissario. Un risultato storico per un'arteria fondamentale e che da troppi anni attende il completamento. Ad annunciarlo con un post pubblicato su Facebook è Alessia Morani, sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico. Con questo atto, spiega la Morani, sarà possibile dare una svolta decisiva al completamento dell'opera per arrivare in tempi certi alla conclusione. Una notizia che il territorio attendeva da troppo tempo e che è stata possibile grazie all'impegno del Governo, del Ministero delle Infrastrutture e del Partito Democratico. Torniamo a parlare adesso delle elezioni regionali, perché oggi Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle ha smentito una possibile alleanza con il Partito Democratico. Infatti ai grillini non sono mai arrivate richieste formali dal centro-sinistra. Dopo i segnali di apertura del Partito Democratico verso il Movimento 5 Stelle, pare che l'alleanza per le elezioni di settembre sia sfumata, o meglio, come precisa la candidata al Consiglio regionale Marta Ruggeri, ai pentastellati non è neppure arrivata una richiesta ufficiale, di conseguenza un confronto con i Dem non è mai iniziato. Il Partito Democratico sarebbe disposto ad azzerare la sua classe dirigente, quella che ha dimostrato di aver fallito in questi anni, visto che stanno temendo seriamente di perdere la regione. È disposta a fare un'inversione ad U su quelli che sono i temi sensibili, quelli che hanno portato la cittadinanza all'opposto. Insomma, se oggi si dice che la regione potrebbe passare ad altri partiti, è evidente che gli attuali governanti hanno sbagliato qualcosa. Il tema sanitario è sicuramente il vulnus della scorsa legislatura. Pensiamo, ha proseguito Ruggeri, all'uscita pubblica che ha fatto il candidato governatore del centro-sinistra Maurizio Mangialardi alla clinica privata riabilitativa Santo Stefano. Questo per i grillini è un gesto simbolico inaccettabile. All'indomani dell'emergenza sanitaria legata al Covid, in cui si è dimostrato che l'organizzazione sanitaria pubblica ha bisogno di un potenziamento, iniziare la campagna elettorale con una visita ad una clinica privata, secondo noi, è proprio insostenibile. Ecco, noi siamo all'opposto. Vi sentite più vicini quindi al centrodestra? Allora, su alcuni temi formalmente sembriamo più vicini, nel senso che sembra un controsenso, però pare che sia il centrodestra a difendere la sanità pubblica così come stiamo facendo noi da anni. Però vorrei ricordare che nel progetto sanitario non c'è solo il discorso pubblico e privato, ma l'idea anche della riorganizzazione sanitaria. Quindi alcuni candidati che saranno nelle liste del centrodestra, soprattutto della Lega, sono ex assessori della Giunta Guzzi che hanno avvallato il progetto di ospedale unico, sono stati coloro che hanno avallato il depotenziamento dei piccoli ospedali, la chiusura dei piccoli ospedali, della valorizzazione del Santa Croce, che voleva dire in parole povere la vendita dell'ospedale per fare cassa e dare il via ad una grandissima speculazione edilizia, perché lì si sarebbero dovuto costruire appartamenti di lusso. Ecco, questi sono i personaggi che troveremo in lista, alcuni dei personaggi che troveremo in lista del centrodestra. Quindi a parole siamo tutti vicini, nei fatti la coerenza che abbiamo dimostrato noi negli anni non la può dimostrare nessun altro. Cena e aperitivi sospesi in cielo è la nuova attrazione arrivata a Pesaro, che sarà operativa nei prossimi sei giorni e dedicata appunto agli happy hour. In questa tavola sospesa ci abbiamo mandato il nostro inviato Francesco Salvago con l'operatore Stefano Bargnesi. T
Pesaro per i prossimi 6 giorni fino al 12 luglio avrà una nuova attrazione in Piazzale della Libertà. Si tratta del Dinner in the Sky, il ristorante tra le nuvole che permetterà di svolgere cena o aperitivi sospese in cielo. Il format ormai famoso in tutto il mondo, Dubai, Bruxelles, Londra, Las Vegas, fa tappa per la prima volta a Pesaro. I commensali, accolti dalle hostess, vengono accompagnati 2 alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati i sedili, dopodiché inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo fino a una determinata altezza massima dove si svolge l'evento. E da 15 metri siamo saliti a 50 e questo è il panorama che si vede dal Dinner in the Sky. La cena facciamo 4 salite al giorno, abbiamo 2 aperitivi e 2 per cena, 2 turni, martedì, mercoledì e giovedì. Per quanto riguarda le cene, venerdì, sabato e domenica faremo un aperitivo, una per cena e 2 cene. Dalla durata la cena un'ora e un quarto, la per cena 3/4 d'ora e gli aperitivi da una mezz'oretta all'uno. Si possono prenotare gli ultimi posti dal nostro sito internet. Noi facciamo effettuare le prenotazioni online da parecchio tempo, ancora prima del Covid, quindi eravamo già avanti. Oppure attraverso il punto d'appoggio a Poten, c'è un punto vendita, e qui da noi col POS. La durata degli eventi varia da un minimo di 30 minuti ad 1 ora e 15. In tavola i partecipanti troveranno varie proposte di carne e pesce, il tutto preparato dalle mani dei migliori chef pesaresi. Tra di loro anche Umberto Carriera, gestore di 5 diversi locali disseminati tra l'entroterra e la riviera. Abbiamo 3 formule: l'aperitivo, la pericena e la cena. Cercheremo di valorizzare ovviamente i prodotti del territorio. Oggi assaggerete il prosciutto di Carpegna, la cacciotte di Urbino, piuttosto che la ricottina Beltrami. Per quanto riguarda invece le cene di pesce, daremo più un tocco internazionale. Durante il primo giro inaugurale è presente anche il vice sindaco Daniele Vimini e il primo cittadino. Siamo molto soddisfatti e ringraziamo per aver scelto Pesaro per questo investimento. Ne avevamo bisogno, in questi anni abbiamo lavorato tanto per far diventare Pesaro sempre più attrattiva e per attrarre appunto investimenti privati come questo. E era un'idea nata prima di tutta l'emergenza Covid, confermata dopo, e diventa una delle iniziative anche di rilancio dell'immagine della città, perché coloro che vivranno questa esperienza avranno un'immagine della città unica dall'alto. Durante i mesi di lockdown gli organizzatori di Dinner in the Sky hanno voluto portare un loro personale contributo per l'emergenza sanitaria, donando i proventi della vendita di 10 aperitivi in quota a favore dell'ospedale di Pesaro. Restiamo a Pesaro perché la provincia presenterà alla Regione Marche il progetto definitivo per l'ampliamento dell'Istituto Agrario Cecchi. L'obiettivo è quello di concorrere all'assegnazione dei finanziamenti previsti dal Piano Regionale Triennale in materia di edilizia scolastica. Il progetto prevede 3 nuovi fabbricati per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro, un edificio con 11 nuove aule, servizi ed uffici, un convitto con 16 camere che potranno ospitare 48 studenti e una palestra con spogliatoi. I 3 fabbricati verrebbero costruiti al di là dell'area attualmente destinata alla mensa e ai depositi, dunque non visibili né da Villa Caprile né dai giardini monumentali. A Fano invece sono iniziati i lavori di efficientamento energetico nell'asilo Albero Azzurro del quartiere San Lazzaro. Dal prossimo anno scolastico, grazie ad un investimento di 170.000 euro, la scuola avrà un nuovo impianto di riscaldamento alimentato con pannelli fotovoltaici. Inoltre, fa sapere l'assessore Fabiola Tonelli, tutti i corpi illuminanti saranno sostituiti con LED per ridurre il consumo energetico. La Camera di Commercio delle Marche è stata presente durante gli stati generali svolti a Monte Ciccardo, presentate per l'occasione le iniziative e le visioni future per la ripresa economica delle imprese dopo il lockdown.
Naturalmente ci sono, per fortuna, nella nostra regione punte d'eccellenza, imprese importanti. Di rilievo il ruolo della Camera di Commercio delle Marche durante i seminari sugli stati generali che si sono tenuti a Monteciccardo per aggiornare la programmazione dei comuni dell'Unione dopo l'emergenza Covid. La Camera Marche in un decennio ha dovuto affrontare 4 crisi straordinarie: la recessione, il fallimento di Banca delle Marche, il sisma e infine la pandemia. Le misure adottate soltanto nel periodo di chiusura forzata delle attività ha visto la Camera di Commercio stanziare oltre 12 milioni di euro, con 2 obiettivi particolari: permettere alle aziende, soprattutto le più piccole, di avere liquidità in cassa e favorire la crescita dell'export. Inoltre l'obiettivo è anche quello di favorire i nuovi percorsi digitali, più interattivi e tecnologici per le aziende, orientandole al mercato B2B attraverso showroom digitali. Beh, la misura più importante che abbiamo messo in campo, possiamo dire, il credito per le imprese, il credito veloce. Con la Regione Marche abbiamo messo circa 6 milioni di euro in campo. Abbiamo messo in campo anche circa 1,2 milioni sul B2B, i showroom virtuali, ovvero far iniziare il mondo imprenditoriale che esporta a camminare sul digitale. Abbiamo sentito la necessità del mondo imprenditoriale, con degli incontri che abbiamo avuto con loro, con le imprese, con le associazioni di categoria, ci hanno consigliato di fare questo percorso. E abbiamo approvato il bilancio di assestamento con un investimento totale di 12-13 milioni di euro proprio per il sistema imprenditoriale. Andremo a toccare tutti quei punti che in questo momento riteniamo più opportuni e che le imprese ci chiedono, e toccheremo un punto importante come la valorizzazione dei nostri prodotti interni, la valorizzazione turistica dei nostri territori e anche un sostegno al commercio. Tra le visioni della Camera di Commercio rientrano aggregazione, coordinamento e filiere da costruire intorno alle imprese. Il futuro del manifatturiero, rimarca il Presidente, sta nel far crescere le filiere produttive di eccellenza, meccaniche e mobile, dove le aziende più grandi vincono nei mercati grazie alla qualità dei propri fornitori. A questo sistema di filiera vale anche per l'industria del turismo e finanza e nell'offerta del credito. Alle visioni future si aggiungono anche il digitale e le infrastrutture, dove si chiede al Ministero e alle Ferrovie di far correre i treni a lunga percorrenza, e poi infine il tema dell'ambiente, che secondo la Camera non può essere sottovalutato per la qualità della vita per costruire la ripresa. Il tema della ripartenza sia importante, bisogna farlo nelle condizioni di massima sicurezza. C'è tanta voglia di recuperare quello che purtroppo siamo stati costretti a perdere. Le imprese possano farcela perché hanno energia, capacità e risorse. E per chi volesse approfondire l'argomento, vi ricordo che dopo il telegiornale andrà in onda uno speciale approfondimento che abbiamo realizzato con la nostra redazione. Sconfigge il Covid e festeggia 105 anni. Grande festa a Famiglia Nova di Fano per Bruno Gambini, l'anziano più longevo della città. Oggi? Quanti anni? 105. Tanti. È contento? Sono contento, sì. 105, cammino. Ha 2 figlie, 4 nipoti e 9 pronipoti. Ha superato guerre e pandemie ed è l'uomo più longevo della città di Fano. Bruno Gambini, classe 1915, ha festeggiato il suo compleanno nella casa albergo per anziani Famiglia Nova, dove è entrato 6 anni fa con una brutta frattura al femore. Grazie, vai! 105 Bruno! Mangio poco, bevo poco, ma sto bene. Nei mesi scorsi Bruno ha sconfitto anche il Covid-19 e oggi, a parte qualche problemino con le gambe e la memoria, è in buono stato di salute, ha una grande forza e soprattutto un buon appetito. Io, Francesco e la Simona forse ci arriviamo. Ma perché io do un bel contributo. 35 anni. Sì. Sì, Bruno è risultato positivo nel mese di marzo. Ed è stato per tutti noi una guida, proprio da un punto di vista di atteggiamento. Lui è sempre stato positivo, ha sempre spronato tutti, anche il personale, al fatto che avremmo superato questo momento. E ci ha sempre ricordato che il 7 luglio ci saremmo ritrovati tutti quanti a festeggiare il suo compleanno, quindi ha mantenuto la promessa.
E per festeggiare questo compleanno così speciale non potevano mancare uno spumante e la torta a fargli visita in mattinata anche le due figlie, Nadia e Graziella. Che papà è Bruno? No, è stato molto molto dedito alla famiglia, solo sì. Ah sì. Ancora in gamba però. Sì. No, buono. Mia madre era la marescialla, lui era buono. Ecco, diceva, ha mai avuto problemi particolari di salute? No, è stato sempre, se non arrivava qui. Bruno, ex contadino e ferroviere, è rimasto vedovo nel 2003 quando ha perso la moglie Luisa all'età di 81 anni, ma l'affetto dei suoi cari, dello staff di Famiglia 9 e degli anziani ospiti della struttura non è mai mancato. È un'istituzione, quindi diciamo che è la rappresentazione proprio di un uomo che ha vissuto una vita molto intensa e che ancora oggi ha veramente una grossa voglia di vivere. Davvero un bel traguardo, ancora tantissimi auguri. E noi con queste immagini chiudiamo qui la nostra edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Ci vediamo domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa Occhio ai giornali. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Fano TV.